Ci troviamo all'interno del casinò di Sanremo perché c'è una grossa novità per il casinò di Sanremo, ma anche per i casinò, diciamo, legali d'Europa, perché tranne quelli del Regno Unito, dell'Inghilterra, c'è una novità molto grossa. Un gioco che arriva dalla Cina, anzi meglio dall'Australia, però è un gioco cinese che cattura e sta catturando veramente giocatori cinesi, perché i cinesi sono un pochino così l'oggetto misterioso, ma anche la manna che dovrebbe arrivare dal cielo, soprattutto per far aumentare gli incassi del casinò. Presidente, buonasera. Sto dicendo delle cose sbagliate? No, come al solito sei sempre preparatissimo e informatissimo. È un'iniziativa che ci ha proposto il direttore dei giochi Carlo Spelta, questa implementazione del gioco, per quale abbiamo chiesto ovviamente preventivamente l'autorizzazione al Comune di Sanremo, come il nostro regolamento ci impone. Ed è un gioco, Sigball, appunto, dado prezioso, che si rivolge in modo particolare alla clientela cinese, dunque va ad affiancarsi all'altro gioco che lavorato che abbiamo, che è il punto e banco, che storicamente è un gioco che ha appeal nei confronti appunto di quel tipo di clientela. È ovvio che è una delle prime iniziative che il casinò metterà in funzione, proprio perché sappiamo tutti che con l'apertura di The Mall dovremmo avere in città un'affluenza maggiore, massiccia di cinesi che provenienti direttamente con voli su Nizza dalla Cina, e dunque ci stiamo cominciando ad attrezzare per essere il più possibile attrattivi con questo nuovo gioco, e poi anche con delle serate a tema che presenteremo. Abbiamo cominciato ad avere i primi contatti con i tour operator, no? In maniera tale da poter collocare come tappa nella settimana che questi turisti cinesi trascorreranno qui in Costa Azzurra, anche una visita una sera alla Casino del Sanremo, cioè. E con sinergie con Elior vedremo di offrire appunto una serata glamour e di gioco a questi frequentatori, a questi nuovi turisti. Quindi cancelliamo che al casinò di Sanremo c'è troppa così prudenza, non succede niente di nuovo, perché questo è il primo casinò in Europa, tranne l'Inghilterra, che osa aprire le porte anche ai cinesi. Beh, penso che le porte ai cinesi sono aperte per tutto, no, soprattutto con giochi loro. Sì, con giochi loro, ma il casinò di Venezia ha una forte frequenza di giocatori cinesi, soprattutto anche residenti in quelle regioni, dunque senz'altro non è che siamo degli innovatori, però ci diamo da fare. Via. È una medaglia, questa medaglietta, mettiamoci questa medaglietta. Ecco, ha toccato il presidente Elvira Lombardi, membro del CDA del Casinò di Sanremo, ha toccato il discorso di The Mall, questo ipermercato di iperlusso, che era così per alcuni sanremesi un oggetto misterioso, anzi avevano anche osato criticarlo, invece si sta rivelando un'opportunità mica da ridere. Porta tantissimi francesi, tantissimi turisti della Costa Azzurra e anche questi cinesi che amano il gioco d'azzardo. Beh, noi speriamo di poter collaborare, di poter sfruttare anche questa occasione per agire in sinergia e per ottenere sempre maggiore affluenza per quanto riguarda i nostri giochi e la nostra attività. Come diceva il Presidente, stiamo attenti a captare tutti i segnali e cercheremo quindi di coordinarci insieme a loro per ampliare l'offerta di gioco e ampliare poi la nostra clientela in ultima analisi, questo sì. Sicuramente. Agosto è il mese delle vacanze di tutti, e quindi voi avete preparato anche degli appuntamenti musicali al Roof Garden di attrazione, li vogliamo ricordare? Ma sì, certamente, la stagione è iniziata già a giugno, un'apertura con Maurizio Battista che ha avuto un grande successo, c'è stato poi ancora l'evento riservato di Raffe Tozzi che è stato particolarmente apprezzato dalla nostra clientela. Adesso per Ferragosto, come sempre, abbiamo organizzato una settimana clou che inizierà con sabato prossimo, il 10 agosto, ci sarà Daniele Amoroso che con la sua orchestra anche classica, musica classica, intratterrà i nostri ospiti, e non solo i nostri ospiti ma chiunque vorrà partecipare.
Poi ci sarà la serata di Ferragosto con Arisa, che è diciamo che un nome che non si discute, una garanzia. Soprattutto qui a Sanremo, dove è nata artisticamente, dove ritorna spesso e volentieri. Quindi senz'altro sarà una serata di successo, sempre a Roof Garden. Io sono qui per ascoltare un sogno, non parlerò se non ne avrai bisogno, ma ci sarà. Con una cena organizzata da Elior, che sarà sicuramente all'altezza, come sempre, della situazione. Poi ancora il 17 agosto completeremo con i Boom Books, con Electro Live Show, che sarà una musica tutta diversa, una musica pop che farà scatenare. Ballabile per i giovani questo, è più rivolta ai giovani. Sì, insomma abbiamo un'offerta poliedrica abbastanza variegata, e quindi per il mese di agosto sono questi gli appuntamenti più importanti, insieme poi anche alle mostre che organizziamo nel foyer con Anna Viva. Attualmente invito tutti a partecipare e venire a vedere, decisamente interessante. Sicuramente, e noi ci troviamo proprio qui nel foyer dove c'è questa mostra di Anna Viva, che abbiamo fatto anche un servizio proprio dedicato a questa mostra, che ospita pittori, artisti, scultori di grande respiro, di respiro internazionale. Torniamo un attimino a questo gioco cinese, perché è un gioco che per noi è semi sconosciuto, sconosciuto del tutto, però sicuramente catturerà anche i giocatori italiani, perché le puntate sono abbastanza abbordabili, sono puntate da un minimo di 2 euro a un massimo di 20 euro. Si gioca in gruppo di 3, di 4, è un gioco dei dadi, e quindi anche è una novità, ma è una novità che sicuramente è facile che abbia molti sostenitori anche in loco. Ma diciamo che è un gioco semplice, sì, no? Sì. E dunque dovrebbe dare un riscontro positivo, perché oltre che alla clientela cinese penso che potrà essere attrattivo anche per tutti i frequentatori del casinò. Non è un gioco per difficile, eletti, per come gli scacchi, come... Esatto, dunque confidiamo, no, di riuscire ad avere un buon riscontro. Poi le novità sono sempre, aprono alla curiosità. E chi è curioso è sempre trainante, no? L'importante, come dico sempre, è riuscire a far entrare gente nelle sale, certo. E poi... Perché se c'è gente arriva anche qualche occasione per fare cassa. Parliamo un pochino di questi primi 7 mesi del Casinò di Sanremo. Sono iniziati un pochino così in sordina, però la semestrale si è chiusa in positivo. Ma io direi che tutti gli elementi di tipo economico, qui sono materie che sono più ferrato che non sui dadi, no? Danno indici positivi, perché approviamo una semestrale dei primi 6 mesi che ha un conto economico inutile per 780.000 euro circa, e non dimentichiamo che il primo semestre non è il più felice, no, per la casa da gioco, quindi, malgrado ciò siamo in avanzo economico, un avanzo economico significativo. Di pari passo va la posizione finanziaria netta della società, che è lo stato, diciamo, delle nostre finanze, che ci vede a circa un 6 milioni di euro come posizione finanziaria netta attiva. Dunque non abbiamo, se contiamo i debiti e i crediti sul sistema bancario, siamo uno dei pochi casinò che diciamo ha i soldi in cassa. C'è qualcosa, sì. E gli introiti, ho visto questa mattina, sono circa un 4,5% in più dello scorso anno. Dunque diciamo che un po' tutti i semafori sono a luce verde. Certo. Ecco. Volevo dire, il casino va bene. Voi siete in scadenza e da quello che si legge sui giornali, da quello che si cattura così, non vi volete più confermare, cioè avete dato le dimissioni. Perché? Se le cose vanno bene, perché proprio in questo momento, avvocato? Beh, un servizio si fa per un certo periodo, poi ci sono altri che lo possono fare altrettanto bene, ci sarà sicuramente continuità, assolutamente. No, questo sorriso. Vi sentite un pochino precettati? No, non credo, perché è una grossa esperienza questa, no? No, però io l'ho vissuta. No, dico precettati, no, dico precettati perché eravate in scadenza, avevate messo le dimissioni. Noi ormai siamo scaduti, avevamo dato disponibilità per questo periodo e ci saranno altri che, come noi, meglio di noi, continueranno questo percorso. No, sicuramente, però il sindaco Alberto Bianchieri
ha detto no, rimanete un pochino ancora lì, no? Ma no, allora, come diceva giustamente l'avvocato Lombardi, noi siamo scaduti il 30 aprile, siamo in una forma di prorogazio, è giusto adesso passare le consegne quando il sindaco avrà scelto la terna che, delle persone a cui affidare questa azienda, che è un'azienda ovviamente di grande importanza sul territorio. Possiamo solo dire che la consegniamo via in un momento che dal punto di vista dei conti e della gestione è un momento felice per la Casino S.p.A. Il nostro dovere l'abbiamo fatto adesso, come dice. Sicuramente. Sentite, Ferragosto è alle porte, dove lo passate? Così facciamo un po' di... Io in montagna. Sì. Lei dove? Io rimango qua. Rimane qua, fa la custode. No. Farò un po' di riposo. Può dire un po' di sentite, l'ultima domanda. Questo ristorante di gran classe è stato un altro colpo che avete messo, avete fatto un grosso successo, perché non era facile portare qui un grosso nome al Casino di Sanremo per la ristorazione. No, beh, diciamo che adesso non so se è una gestione di gran classe, e senz'altro Igliore ha comunque le potenzialità per elevare il servizio della ristorazione ad alti livelli. Penso che sia stata una bella opportunità, perché abbiamo dato in prima istanza stabilità a 40 persone che lavoravano qua, perché sappiamo rischiavano il posto di lavoro. E dunque Igliore effettivamente da quel punto di vista lì è una grande azienda, un'azienda che è quotata sul mercato francese, dunque non ci dà nessun problema. Speriamo con tutte queste iniziative, non ultimo quello che dicevamo prima appunto dei cinesi, degli eventi dei galà, di riuscire ovviamente a mantenere l'interesse di Elior qua, perché penso che sia un partner con il quale il Casinò riuscirà a fare delle sinergie importanti negli anni a venire. Ecco. Cosa diciamo a chi ci sta guardando? Un arrivederci, buone vacanze e una buona estate. Grazie.